Con il palazzo di Giada al sicuro e il clan del Cotechino Nero sconfitto, il guerriero dragone, ecco, l'ho detto. Era piuttosto contento. Maestro Shifu ora avrebbe iniziato a vedere la sua magnificenza. Niente, Maestro Shifu lo ignorò completamente. Aveva altri problemi, la gang del coccodrillo d'oro, ad esempio. Ma Shifu ancora non sapeva che i coccodrilli non avevano invaso il lago del Loto senza motivo. Vedete, essi conoscevano la storia di Tai Lung e una volta libero era ora di allearsi con lui. Ah beh, certo. Quindi il guerriero dragone e Maestro Gru, che stavano per incappare in un pericolo totalmente folle, si diressero verso il lago del Loto. Il lago del Loto. Come si chiama? Lago di lacrime. Ok, non sono andato tanto lontano dal titolo effettivo. Maestro Gru, e tu devi essere Po. Tutti parlano di te. Grazie a Dio siete qui. Oh, è stato orribile. I coccodrilli. Sono i coccodrilli. Ovunque. Stanno cercando di rubarci i nostri piccoli. Coccodrilli? Sono più che altro un esperto di cinghiali. Maestro Gru se l'è vista coi coccodrilli. Ah, Maestro Shifu ha detto che avresti dovuto occupartene tu, Po. Ah beh, certo. Wow, Po, devi essere un guerriero molto esperto. Beh, ecco... Ma ti ho iniziato ieri. Beh, ecco... Bene, dunque, come te la cavi nel cercare le uova? Uova? Io? Alla grande! Bene, ecco il piano. Tu vai a piedi, io cercherò dall'alto. Buona fortuna. E quanto ci fai che tutte le uova le trovo io? Po. Ci incontreremo dall'altro lato del lago. Cosa? Dall'altro lato? Cosa? The fuck? Trova gli altri cuccioli e li metterò al sicuro. Va bene, signora. Io intanto mi prendo tutte le monete che il lago ha da offrirci. Allora, ma io in acqua non ci posso andare, perfetto. È instant morte entrare in acqua, ottimo. Sembra di essere in Dark Soul. Va bene, allora, quindi immagino che quelle foglie di loto siano... Esatto, ok, non sprofondano, giusto? Dopo aver bloccato un attacco, premi attacco veloce per contrattaccare con la pancia d'acciaio. Non ho capito. Dopo aver... Ah, ok, è il contrattacco. Ma che faccia c'ha questa tartaruga? Oddio. Ma tu non è che Sì, devo muovermi in fretta. Perché sprofonda. No, ti prego, non cadere in acqua. Perché... Però l'effetto dell'acqua è fatto benissimo, cioè... I particellari dell'acqua? Incredibile. Meglio di tanti altri giochi attuali, santo cielo. Ricordiamolo, PS3. Usa un attacco veloce, quindi un attacco potente per tirare un gancio e scagliare in aria il nemico. Ok, grazie di avermi detto già cose che sapevo. Tan tan. Tan tan. Tan 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 tan. Andate! L'attacco di pancia dalla parte sbagliata, Po. Perfetto. Colpo incredibile. No, le mie monete. Oh, ho bisogno dei soldi. Ho bisogno di tutti i soldi che... No! Ok, per fortuna mi ha fatto ricominciare da sta parte. Meno male. Usa. Ok, grazie di avermi ripetuto la stessa cosa. Meno male che ti fa ricominciare dal punto di salvataggio precedente. Dai, vieni qua, forza. Dai. Mi fa molto ridere come li lancia via. Però effettivamente i coccodrilli sono gli unici nemici che se li spingi in acqua ovviamente risorgono. Questa l'ho già letta prima, giusto? Sì, è la stessa di prima. Dopo aver... Ok, sì.
Quindi se muori tutte le pergamene riappaiono, va bene. Ecco fatto. Punto di salvataggio, questo vuol dire coccodrilli in arrivo. La difesa perfetta, eh? Ma prima o poi quello scudo si romperà. Le tartarughe sono sotto attacco. Arrivo, tartaruga. Ecco fatto. Kamehameha. Peccato che sto attacco non abbia l'effetto. Salta su, ti aiuterò ad attraversare. Grazie per l'aiuto. Ti darò un passaggio. Porca puttana, Po. Dove me lo dà il passaggio, però? Ah, no. Ah, il passaggio mi intende che mi fa da ponte. Questo intendeva. Ok, datemi un secondo, voi. Fatemi prima andare a visitare tutte le zone in cui non abbiamo quando dato un occhio ancora. Quando ti avvicini alle lanterne, queste si spengono. Usale per tener traccia del tuo percorso. Ah! Ok, ah, aspetta, nel senso... Ah, ok, io scemo che l'ho distrutta, nel senso... Si spegne, questo vuol dire che già sei passato, giusto? No, questa era una trappola. That's a trap! Qualche coccodrillo? No, strano ma vero, no. Grazie dei soldi. Sono abbastanza sicuro che in una di queste zone così isolate si nasconda probabilmente un collezionabile, tipo la bambola. Strano, ma no. E tutti i soldi che stiamo facendo stanno finendo in acqua. Va bene, torniamo indietro allora. Posso salire qua sopra o devo farmi un percorso strano? Ah no, mi fa passare lui, perfetto, grazie. Grazie dei soldi. Ah, questo è il passaggio? Beh, va bene, grazie. Grazie di tutti i soldi. E ti dirò, visto che già ce li abbiamo, iniziamo ad aumentare, ecco, queste abilità qua. Io ti direi che la pancia d'acciaio si può potenziare ancora una volta, visto che come contrattacco è incredibile. E ti direi che magari i prossimi 10 monete le usiamo per il chi. Ok, proseguiamo. Allora, di lì si prosegue. Molto probabilmente questo vuol dire... No! Grazie, amico. Salta su. Sono scemo. Grazie per l'aiuto. Ti darò un passaggio. Sono scemo. Ho fatto l'attacco verso il basso. Aspetta. Ok, no, i tartarughe che ho salvato di là me l'ha già contate, giusto? Perfetto. Ho fatto l'attacco verso il basso, ma ero convinto di essere già arrivato oltre la roccia. Dai. Ecco fatto. mi fa molto ridere. Più che altro, noi prendiamo danno quando usiamo lo scudo. Ci stavo facendo caso adesso. Dovrei dare un'occhiata adesso, appena un altro coccodrillo appare. Hai trovato Dai. Abbastanza uova. Puoi tornare da me o no. Continuare a cercare altre uova. Potrebbe è certo che continuo a cercare le uova. Kamehame. Dai! Ah! Ecco fatto. Kamehame. Devastati. Allora, è ovvio che cercherò tutte le altre uova. Me ne mancano ancora due, voglio dire. E... Ok, però mi servono delle sfere di chi. Ecco perché... Ah, ma aspetta, i potenziamenti che ho preso fino ad adesso si sono annullati. Questo vuol dire... Esatto, che li usiamo adesso. Allora, quindi, uno al chi, che sicuro schifo non ci fa, e due alla panzata del panda. Ci rimangono 34 monete. Il terremoto non sarebbe male.
Che sicuramente comunque è utile come abilità. È l'unico attacco ad aria che abbiamo, voglio dire. Allora, andiamo alla ricerca degli ultimi due vetti. Uno è là in fondo, quindi direi di non perderci troppo in giro. Ecco qua, una cassa. Grazie. Dicevo, non ci perdiamo troppo in giro e andiamo alla ricerca delle ova. Allora, qui non ne vedo. Questo vuol dire che le ultime ovette si trovano tutte in questa zona. No. Dove sei? Grazie, oh, troia, che male. Salta su, ti aiuterò ad attraversare. Grazie per l'aiuto. Ti darò un passaggio. Mi ha fatto molto ridere tutto ciò. Allora, questa mi fa passare di qua. Occhio. Che un attimo finire in acqua questo gioco. Ecco fatto. E l'ultimo vetto, guarda, neanche farlo apposta. Ecco fatto, tutte le ova sono state tratte in salvo. Ok. Credo che ci siamo ormai. Siamo probabilmente quasi a fine livello. Lo penso perché ho visto una figura gigante. Buongiorno. Maestro Duova Po. Preferirei che non lo dicessi così ad alta voce. Non fa molto kung fu, capisci? Il covo della regina Cocca è nella piazza della città. La regina Dobbiamo Cocca. Andare subito lì. Presto, salta su. C'è un limite di peso? Temo di aver preso giusto un paio di chili. Non ti preoccupare, stai solo in equilibrio. Oh no, quindi devo stare in equilibrio per tutto il passaggio, ti prego. Allora, fammi solo dare un'occhiata prima di proseguire, perché non vorrei lasciare indietro nulla. Non credo di aver lasciato indietro nulla, vero? No. Oh, a parte, ecco, una cassa con, va bene, con tre monete, ma buttale via, voglio dire. Usiamo la rotolata alla Sonic per arrivare subito di qua, visto che ce l'abbiamo come abilità. Dai, ok, equilibrio. Ok, riproviamoci. Ma che poi, mi sa che sta cosa qua dell'equilibrio è solo per prendere le monete. Ora salva il mio nipotino dalla regia. Dai. Dove è andato quel canaglia? Madonna mia, quanto ti sta bene. Dai. Ma che stronzo. Morto? No. Ok, stava per cadere. Allora, calmi tutti. Qui non c'è nulla, qui non c'è nulla. Perfetto, a parte. Esatto. Un altro paio di casse e la moneta verde. Più che altro non ho trovato la bambola. Mi sembra strano. Forse in questo livello non c'è. Forse in alcuni livelli le bambole non ci sono. Ci sono solo le monete verdi. Può essere. Però è un'area grossa. Potrebbe benissimo nascondersi una bambola qui. Io penso che ci sia. E sono io che non la vedo. Ecco fatto. Va bene. Magari si nasconde proprio qua a fine livello. Allora, dammi un secondo, regina Croc. Cosa sei, la regina delle patatine? Ah, ma tra l'altro sta dormendo. Io pensavo che era il rumore che faceva il coccodrillo di default, invece sta proprio ronfando alla grande. Allora, quindi questa è una boss fight a tutti gli effetti. E l'ovetto è proprio... Ah no, la tartaruga è proprio nascosta lì. Dai, piccolo! Oh, sa
Salve! Chi osa svegliarmi? Aspetta, piccoletto. Sergente! Sergente! Dai un calcio, dai un calcio! Bravo, sono maestro! Sono più leggero dell'aria! A me non sembra. Fermatevi! A me non Guida sembra. Guida Gru per evitare gli attacchi del sergente Cocco. Oh no! Ti prego! La solita cosa da... da evitare, no! Come? Come devo fare, scusami? Come devo evitare? Ah, ma posso andare anche in alto e in basso, ah! Ma scusami, come devo evitarlo quel colpo? Che va a destra e a sinistra? E non è possibile evitarlo! Ottimo! Guida Gru per... E scusa, allora, riproviamoci. No, le parti col maestro Gru sono terribili! Come fai a sapere quando fa un attacco e quando fa l'altro? Forse quando va sott'acqua... Ok, ok, ora è più fattibile. Quando va sott'acqua fa solo gli attacchi in basso. Ok, qua sono stato stupido io che mi sono spostato del tutto. Quando fa il salto verso la... verso il basso invece fa il jump. Perfetto. Ok, quando invece lo fa al centro fa la codata. Devo un attimo ancora impararlo, ma qua è colpa mia. Ok, però ci siamo, l'ho capito adesso. Per evitare gli attacchi. L'ho capito. Un try per sbagliare, il secondo per imparare. Ci siamo. Ok, qua è stato lento io. Qua va verso il basso. Qua salta. Devo ancora capire quando fa quello centrale. Qua sta verso il basso. Quindi tanto meglio, esatto, stare al centro verso il basso schermo. Esatto, qua sta verso il basso. Perfetto. Ottimo. Dai che l'abbiamo imparato ormai. Come si evita lo stronzone? Ora va verso il basso. Venite giù che vi do una masticata. Eh sì, ti piacerebbe. Ormai l'ho imparato come evitarti. Ok, di nuovo verso il basso. Allora, arrivato a questo punto, penso che anche la scorsa volta che abbiamo usato Gru ci fosse una meccanica che non era per nulla intuitiva, ma che bene o male era fattibile. Allora, dammi un secondo, perché voglio vedere se aumento adesso la vita. Me la rifilla un po'. Forse però Maestro Gru non conta. Forse quando usi gli altri personaggi le statistiche che aumenti non contano. Cascata! Cosa? No! No! Oh no! Maestro Duova, sei tornato! E con un cucciolo, grazie. No, con tuo nipote. Mi ha detto vai a salvare mio nipote, vado a salvarlo. Ho aiutato anch'io, eh? Ah già, bel volo. Che carino. Nessuno morde. Di solito finisce così ste robe.